too late, this could all disappear. Before the doors close and it comes to an end, with you by my side, I will fight and defend. I'll fight and defend. Yeah, yeah. Keep holding on, 'cause you know we'll make it through, we'll make it through. Just stay strong, 'cause you know I'm here. Girone C, andiamo subito ai risultati, mezzo corona la Fenora, la Fenedora 1-0, Belluno Crafrapen 3-0, Triestina Tamai 1-1, Giorgione Sacile 0-2, Fontana Fredda Montebelluno 0-0, Cludenza Dro 2-1, Unione Azienda di Campo, Alto Vicentino a sorpresa 2-1, Bianco Scudati Legnano 2-1, Mori Santo Stefano Union Pro 0-2, per una classifica la seguente, 35 punti al comando Alto Vicentino, Bianco Scudati Padova, 32 il Belluno, 27 Sacilese, 25 la Fenedora, 24 la Clodiense, 23 il Tamai, insieme al Montebelluna. In fondo alla classifica abbiamo una situazione abbastanza complicata, 6 punti per Mezzocorone Mori Santi Stefano, 7 per la Triestina, 10 per il Crafrapen, 11 per il Dro, 14 per Legnano, 12esimo il Fontana Fredda, fuori dai play-out. Classifica cannonieri, Peluso dell'Alto Vicentino, Carbonese al Carbanese del Belluno sono al comando con 10 gol, 9 per 8 della la Fenedora, 8 gol per Cunigo del Bianco Scudati, sotto via della Sacilese Federico Forlan del Tamai, 7 per Ferretti del Bianco Scudati Padova, Giglio del Montebelluna, Trincheri dell'Unione Anziani Campo. Peggiora difesa del girone, con 29 gol subiti abbiamo due squadre, sia il Crafrapen che il Mori Santo Stefano. Peggiori attacchi sono quelli della Triestina e del Mezzocorona con 9 gol fatti. Miglior attacco del girone, due attacchi anche tra i migliori sono quelli della Sacilese e quelli dell'Alto Vicentino con 30 gol fatti. Miglior difesa il Belluno, solo 10 gol subiti. Nessuna squadra non ha mai vinto, cioè non ha mai perso, ce n'è una che non ha mai vinto ed è la Triestina, 7 pareggi e 7 sconfitte. Domenica sarà una sfida molto interessante per la Triestina, andrà a giocare in casa del Mori Santo Stefano, dove sono convinto che riuscirà a fare la prima vittoria stagionale. Queste le partite: Alto Vicentino Giorgione, Montebelluna Arziani Campo, Union Pro Mezzocorona, Legnano Dro, Mori Santo Stefano Triestina, Crafrapen Bianco Scudati Padova, Sacilese Clodiense, Tamai Fontana Fredda, Union Ripa La Fenedora, i Talenti Belluno. Questo è il girone C. Thank you.
Why do you always do this to me? Why couldn't you just see it through me? How come you act like this, like you just don't care at all? Do you expect me to believe I was the only one to fall? I can feel you near me, even though you're far away. I can feel you, baby, why? It's not supposed to feel this way. I need you more and more each day. Are you and me still together? Tell me. You think we could last forever? Tell me. Why? Hey, listen to what we're not saying. Together, tell me. You think we could last forever? Tell me why. So go and think about whatever you need to think about. Go out and dream about whatever you need to dream about. And come back to me when you notice how you feel. You feel. I can feel you near me, even though you're far away. I can feel you, baby, why? It's not supposed to hurt this way. I need you more and more each day. It's not supposed to hurt this way. I need you, I need you, tell me. It's not supposed to hurt this way. I need you more and more each day. Together, tell me. You think we could last forever? Tell me why. Andiamo in diretta, parliamo del girone B e poi faremo il girone A velocemente. Allora andiamo a vedere i risultati del sedicesimo turno del girone B. Sondrio Cisarano 3-0, Pontisola Seregno 2-1, Caravaggio Villafranca 2-1, Iveruno Mopello 0-0, Aurora Seriate Castiglione 1-0, Montichiari Porrigolettese 0-2, Castellana Processo 1-3, Virtus Wilcamp Chileverga 0-2, Lecco Olginatese 2-0. Una classifica che è la seguente: al comando sono cadute entrambe le due squadre che stanno davanti, Seregno 38 punti, Castiglione 33, Lecco 32, ma Lecco ha una partita in meno, Sondrio 27, una partita in meno, Processo 26, una partita in meno. A 25 c'è l'Inveruno, a 22 il Cisarano, la Pergolettese, a 21 Mappello Bonate e Aurora Seriate. In fondo alla classifica abbiamo il Montichiari 0 punti, 15 partite e 15 sconfitte, il Castellana 6 punti, Olginattese 14, Caratese 15, 16 il Chileverga, 18 il Virtus Wicamp.
tredicesimo il Caravaggio in questo momento e il Villafranca sarebbero salve con 19 punti. Cannonieri al comando c'è con 11 gol Cristofori Castiglioni, Valente del Caratese, Spampatti della Prosesto, tanto per cambiare Spampatti, a 10 Capogna dell'Ecco, Lorenzi della Pergolettese, 9 Canelli del Pontisola e Marsiglia del Serenio, 8 Zigari del Caravaggio, Brogini dell'Inverno e Lella dell'Inverno. La peggior difesa è quella del Montichiari, con 41 gol subiti, il peggior attacco anche del Montichiari con 10 gol fatti, 11 quelli dell'Olgina Terre. Miglior attacco e miglior difesa sono quelle della capolista Serenio, 39 gol fatti, 11 subiti. Questa è la situazione del girone B. Andiamo a leggere velocemente le partite di domenica. Castiglione giocherà la 17ª giornata, Castiglione Pontisola, Chileverghe Castellana, Ciserano Atletico Montichiari, Caratese Inveruno, Mappello Bonate Sondrio, Olginatese Virtus Wecamp Verona, Pergolettese Caravaggio, Prosesto Aurora Seriate, Villafranca Veronese Lecco e riposa il Serenio. Per il Lecco potrebbe essere un motivo per vincere questa sfida e arrivare ora a meno 6, si potrebbe trovare a meno 3. È veramente interessante questa classifica alta dove queste tre squadre, il Castiglione e l'Ecco e il Serenio, si stanno giocando con mazzate ogni domenica. Abbiamo subito il girone, andiamo a vedere velocemente il girone A dove abbiamo avuto questi risultati e andiamo anche a, poi vi andremo a leggere anche il prossimo turno del girone A. Allora, nel girone A sono stati questi risultati: San Colombano Bra 1-0, Prosettimo Sestri 1-1, Chieri Villa Valle d'Aosta 2-2, Acqui Borgomanero 2-0, Lavagnese Vado 2-1 in rimonta, Dertona Caronese 0-0, Cuneo Asti 2-0, Borgocese Oltrepò 3-1, Sporting Novese 1-2, Argentina Rapallo Vogliasco 2-1. Per la classifica la seguente: Caronese 35 punti, Lavagnese 32, per Prosettimo 32, Cuneo e Sporting Bellinzago 29, Chieri 28, Sestri, Bra e Oltrepò Voghera 27. Miglior attacco del girone, 33 gol fatti la Caronese, come che anche la miglior difesa con solo 12 gol subiti. Peggior difesa del girone ce l'ha la Borgomanero, 34 gol subiti, 12 gol quelli fatti dall'Asti. In fondo alla classifica abbiamo questi ultimi 6 posti: 4 punti il Borgomanero, 9 il Valle d'Aosta, 10 il Rapallo Bogliasco, 15 il Dertona, 16 San Colombano e Asti. E salvo in questo momento con 18 punti il Vado, 14° posto. Cannoniere al comando Franca con 14 gol, segue Massaro Franca del Cuneo, 9 gol per Massaro dello Sporting Bellinzago, 8 per Benegas e Longobardi del Sesti Levante, 7 gol per Berzotti Coronese, Giudici Coronese, Como Coronese, Lazzaro Chieri e Mariani se l'oltre Povo Ghera. Caronese a 3 bomber a 7 gol, una cosa abbastanza particolare, ma da sottolineare. Il prossimo turno, il girone A, avremo queste sfide, che anche qui il 17° turno: Argentina Prosettimo, Asti Vado, Borgomanero Lavagnese, Bra Dertona, Caronese Acqui, Novese Chieri, Oltrepò Voghera, Cuneo, Rapallo Vogliasco, San Colombano, Valle d'Aosta, Borgocesia, Sesti Levanti, Porto in Bellinzago. La capolista Caronese, come abbiamo potuto vedere, dovrà vedersela con l'Acqui, che è una squadra abbastanza ostica. Questa è la situazione della Serie D a oggi, è stato giocato questo turno veramente vincente. Vi saluto, vi ringrazio, ma prima di salutarvi ci tenevo a ricordare una cosa: il Gozzano è da record, in Italia è primato, 16ª vittoria su 17 partite, 49 punti su 51 a disposizione, nell'eccellenza al girone A c'è una protagonista assoluta ed è il Gozzano. Complimenti al Gozzano che oggi ha vinto 3-1 a Caselle. Chiudo così e vi lascio con questo pezzo storico, Mazinga Z.